disegno mostra Pan che segue l'osso per potergli parlare del nostro trasferimento nella stanza battaglia. C'era qualcosa che non ci convinceva il nostro. Quindi Buzz ha deciso di scoprire che cosa stesse succedendo. E visto che l'osso profumava di fragole, lui ha seguito il profumo di frutta. Per mia fortuna l'osso profuma di fragole. Forse riesco a seguire il suo profumo. Devo mettere in moto questa gru se voglio andare avanti. Una batteria. Devo allontanarmi dal vapore volente di quei tipi. Accidenti! Fantastico!
arrivare al distributore imitando le luci del furgone. Il profumo di trappole di Locke ha attirato quasi dentro il distributore automatico. Non sono andate come sperava Paolo all'interno del distributore. Lo hanno catturato e portato in biblioteca. E ha scoperto che l'osso si aveva messo di proposito con i bambini piccoli. E quando Paolo si è rifiutato di cooperare, l'osso lo ha messo in modalità demo. È stato tremendo. Paolo si è convinto di nuovo di essere un vero Spirit Ranger e non sapeva che non eravamo suoi amici. Buzz ha iniziato a lavorare per l'osso e si è persino rinchiuso, accusandosi di essere servitori del malvagio imperatore Zool. Lui non sapeva che eravamo nei guai al Sunnyside. Lui stava cercando un modo per tornare a casa da Andy. I giocatori di Donnie hanno mostrato a Woody il computer perché potesse consultare una cartina. Prima ha dovuto trovare un modo per uscire dalla stanza e quindi ha deciso di cercare delle batterie e accendere la radio. Devo trovare le batterie per la radio. Ok, adesso continuo dritto. Sì! Chissà cosa fa questo